Ciao ragazzi, oggi video sul meal prep. Noi abbiamo preparato nel video precedente il menu settimanale e collegato al menu settimanale che avevamo scelto abbiamo deciso di registrare il meal prep che faremo. Non di tutte le preparazioni che abbiamo scelto per la settimana si riesce ad anticipare, però di molte cose sì. Noi ne abbiamo scelte 3 e adesso vi facciamo vedere come ci organizziamo. Allora, possiamo partire. Io mi sono legata i capelli perché con i capelli sciolti non riesco a combinare nulla, e la prima cosa che andremo a meal preppare, quindi a preparare in anticipo, sono le polpette. Allora, iniziamo dalla verdura. Io mi sono già tagliata le mie zucchine e adesso le vado a tritare con il nostro solito Moulinex. A proposito, dato che ci chiedete in tantissimi sempre dove l'abbiamo comprato, si trova nei negozi oppure vi mettiamo il link per acquistarlo su Amazon. Fate attenzione perché spesso mettono un sacco di offerte. Noi ci troviamo davvero molto molto bene. E possiamo continuare con le carote. Allora, abbiamo qui le nostre verdure tutte belle tritate, adesso andiamo ad aggiungere gli altri ingredienti. Io vi ricordo che la ricetta di queste polpette la trovate sotto nella descrizione e in alto nelle schede, è semplicissima e veramente sfiziosa. Allora, iniziamo. Andiamo ad aggiungere la farina di legumi, abbiamo mescolato insieme la farina di lenticchie, che è questa più chiara, e la farina di ceci. Di solito la facciamo questa ricetta sempre con la farina di lenticchie, però oggi non ci bastava. Andiamo ad aggiungere una bella presa di sale. Per insaporire metto un pochino di aglio in polvere, voi mettete pure quello che preferite, e un pochino di olio. Non vi spaventate se ho abbondato un pochino con l'olio, perché saranno 6 porzioni. Ok, mescoliamo bene. Allora, siccome l'impasto ha una consistenza particolare, perché con tutte queste zucchine così tritate, queste carote, non si riesce ad amalgamare bene, io faccio con le mani. Può sembrare una cosa poco ortodossa, però siamo a casa, quindi insomma si fa. E in questo modo sentirete subito la consistenza, che diventa perfetta perché le verdure iniziano a sprigionare la loro acqua grazie anche al sale, e vedrete già come si compatta bene bene bene. Ok, praticamente l'impasto è pronto, adesso possiamo già iniziare a formare le polpettine. Possiamo quindi fare adesso le nostre polpettine. Vado semplicemente a prendere un po' di impasto e gli do la classica forma schiacciata. Vedete come l'impasto diventa subito subito malleabile, perfetto, come dire, morbido però per niente appiccicoso. È un impasto che devo dire mi piace davvero tantissimo. Le nostre polpettine sono pronte per essere conservate, quindi adesso le andiamo a mettere così in congelatore. Quando vedrete che si saranno ben indurite, le andate a mettere in un sacchettino, così non prenderanno molto spazio. Proseguiamo con la zuppa. Allora, sarà una zuppetta molto semplice, anche perché di solito le zuppe sono invernali, tutte le verdure invernali ancora non ci sono. Quindi inizio a tritare il cipollotto. Se vi piace di più mettere una cipolla bianca intera, mettetela pure. A me sinceramente come sapore piace moltissimo il cipollotto, e ci vado a mettere, come vedete, anche la parte verde perché dà davvero un ottimo sapore. Tagliamo anche le zucchine e le carote, io le vado a fare a pezzettini. E volevo fare un mix di 5 cereali, ma non l'ho trovata al supermercato, quindi me lo faccio in casa con quelli che avevo. Allora, questa è dell'avena. Ne andiamo a mettere un po'. Poi metto un po' di quinoa. Come vedete sto facendo una cosa a occhio con la bilancia spenta.
La bilancia spenta è fondamentale. Ah. Quindi adesso l'accendo e travaso. Troverete il peso preciso per le porzioni che abbiamo fatto. Quindi questo è per voi, perché di solito io non peso mai nulla. Andiamo a mettere anche un po' di orzo. E completo con il farro. Prima di aggiungerlo alle verdure vado a sciacquare tutti quanti i cereali, anche perché all'interno c'è anche la quinoa, che come sapete è sempre bene da sciacquare prima di essere utilizzata, prima di essere cotta. Quindi andiamo a sciacquare e poi mettiamo tutto insieme. Allora, possiamo aggiungere i nostri cereali lavati e scolati alle verdure. Aggiungiamo i fagioli cotti, potete aggiungere i legumi che preferite, io avevo cotto questi fagioli neri, quindi li utilizzo. E adesso mescoliamo bene tutto quanto. Iniziamo a mettere nei sacchettini la nostra zuppa. Mi sono confusa, ho preso dei sacchettini un po' piccoli, quindi considererò una porzione un sacchettino, perciò dato che la zuppa era pensata per 3 porzioni andrò a fare 6 sacchettini, ogni sacchettino è per una persona. Iniziamo. Poi magari quando fate questo lavoro vi consiglio di riempirvi più o meno tutti quanti i sacchetti che dovete fare, così vi bilanciate voi, magari in uno c'è più roba, in uno ce n'è di meno e riuscite a fare una cosa più precisa. In ogni sacchettino vado a mettere anche un cubetto di spinaci, lo metto direttamente congelato così poi lo posso rimettere subito in congelatore. Ultima preparazione, andiamo a fare il nostro oatmeal, quello che rimane in frigo la notte. Allora, come avete visto abbiamo già riempito i bicchieri con i fiocchi d'avena, copriamo l'avena con il latte. Andiamo a mettere adesso lo yogurt. Anche in questo caso lo yogurt potete metterlo a piacere, potete mettere uno yogurt aromatizzato, bianco, greco, vegetale, quello che vi piace di più. Un cucchiaino di miele per dolcificare, in sostituzione al miele potete mettere un altro sciroppo, un altro dolcificante o semplicemente dello zucchero. Se utilizzate ad esempio un latte vegetale dolcificato, non aggiungete altro miele o altro dolcificante. E per finire vado a mettere un pochino di chia. Mescoliamo. E questi riposano tutta la notte in frigo. Non vi preoccupate se all'inizio li vedete un po' liquidi, perché l'avena assorbirà appunto tutti quanti i liquidi. Come avete visto, preparare il nostro meal prep è stato davvero facilissimo. Noi abbiamo impiegato circa mezz'ora, quindi davvero pochissimo tempo, e vi garantisco che anche se le cose sono super semplici da preparare, poi così conservate all'interno della settimana ci aiutano tantissimo. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo che il menù a cui ci siamo riferite oggi, il nostro menù settimanale, lo trovate nella descrizione, lo trovate anche nelle schede, e nella descrizione trovate tutti i link, tutte le informazioni che vi saranno utili per questo meal prep. Fateci sapere se appunto il video vi è piaciuto e vorreste vederne altri di questa tipologia, quindi sempre collegati ad un menù settimanale. Io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima, ciao!